eccoci qua, tornati in diretta con voi per l'ultima puntata della settimana di Good Morning Milano. Buon venerdì a tutti, oggi è il 23 febbraio. Vi ricordo in apertura di ritornare a sintonizzarvi sui nostri canali lunedì alle 20, no, dalle 18 alle 22. Saremo in diretta con il candidato, tutti i candidati alle regionali, i consiglieri, quelli coloro che vorranno andare a governare questa regione, passeranno di qua dal nostro studio, porte aperte nel nostro studio, per vedere che idea di Lombardia avranno questi candidati. Appunto, speciale il candidato, ve lo ricordo, dalle ore 18 di lunedì sera fino alle 22 più o meno, in diretta qui con tutti i candidati che vorranno passare. Ma adesso torniamo alla nostra puntata di oggi di Good Morning Milano. Oggi parliamo di teatro, ma un teatro particolare, e chiederemo meglio al nostro ospite di spiegarci il perché. Un teatro davvero che fa bene, fa proprio bene, ecco. Fa bene anche andarlo a vedere, ma fa bene anche a chi lo fa. Parliamo con il nostro ospite di oggi, che appunto è Lisa Manzoni, presidente dell'associazione Punto Zero. Buongiorno Lisa, benvenuta. Buongiorno a tutti. Punto Zero, cos'è Punto Zero? E appunto, dicevo, un teatro che fa bene sia a chi lo vede che a chi lo fa, no? Assolutamente sì. Teatro Punto Zero è all'interno del carcere minorile Beccaria, quindi una realtà complessa, sicuramente complessa, con dei ragazzi giovani, giovanissimi, che sicuramente hanno sbagliato. Se sono lì, sicuramente c'è un percorso da fare, ma bisogna ripartire, bisogna essere in grado di rimettere questi ragazzi nella società con degli strumenti, con delle capacità di lavoro, di comunicazione. Devono scoprire il bello che soltanto la cultura può dare. Noi come associazione lavoriamo all'interno del carcere minorile dal 95, wow. Quindi sono tanti anni che lavoriamo a titolo volontario, quindi a volte imbrocchiamo dei fondi, abbiamo dei soldi, se no sono degli autofinanziamenti di tutti i soci dell'associazione Punto Zero. Lavoriamo con dei laboratori teatrali. Fare teatro significa non solo recitare, ma significa produrre una scenografia, i costumi, le luci, e quindi i mestieri del teatro, no? Tutto ciò che è necessario a delle produzioni. Poi noi siamo legati appunto a delle produzioni classiche. Nel nostro repertorio abbiamo l'Antigone di Sofocle, che sarà in stagione al Piccolo Teatro nella stagione 18-19. Lo presenteremo un'anteprima anche a giugno nel nostro Teatro Punto Zero. E appunto, come dicevo, il teatro è insegnare loro anche un mestiere, oltre che recitare. Tanti oltre mestieri, appunto, sì, no? Assolutamente, la scenotecnica, quindi la falegnameria, l'illuminotecnica, l'elettricità, i costumi, e poi la recitazione, la scoperta di un mondo, della cultura, della bellezza, no? Perché chiaramente i nostri ragazzi, quelli del Beccaria, non è che hanno accesso alla cultura come noi ci si può immaginare. Mi viene da immaginare anche che fosse poi anche la parte più degli attori, mm-hmm, porta i ragazzi anche a evadere in un certo senso, proprio vero e proprio, no? Assolutamente sì. Un'evasione che appunto non possono magari fare fisicamente, si spera che non facciano fisicamente, ma che facciano almeno. No, ma guarda, ma non c'è neanche voglia, no? Se ecco, vogliamo, appunto, di evadere, perché poi quando i ragazzi si sentono accolti, quando sentono che il loro futuro può essere immaginato diversamente, loro hanno voglia di casa. Ecco, hai portato la parola immaginazione, appunto, che mi sembra che sia magari a volte anche quella che un po' li ha messi nei guai a volte, magari perché immaginavano una determinata strada e invece grazie a voi possono immaginare un'altra strada. E appunto, poi una volta che ritornano nella società, tu dicevi, mal che vada, tu hai un giovane ragazzo che ci è massimo fino a 25 adesso, no? Sì. Rientri in una società, insomma, bisogna fare in modo che questo ragazzo di 25 anni rientri in società con la voglia di rimanerci in questa società. Assolutamente sì, ma guarda, io è dal 2002 che lavoro all'interno del carcere minorile, e i ragazzi che ho incontrato sono sempre gli stessi.
stessi, cioè sembra quasi la stessa storia, no? Che si ripete. Sono ragazzi che innanzitutto non hanno un'alta scolarizzazione, e anche qui un punto di riflessione quanto la cultura, quanto la scuola sia uno strumento di prevenzione al disagio. Quando un ragazzo non funziona a scuola e le scuole lo buttano fuori, è un disastro, perché se il ragazzo perde gli interessi, perde un obiettivo nella vita, l'abbiamo perso. Scusi, di troppo, sembra strano, ma stiamo parlando in una delle città con il più alto tasso di dispersione scolastica d'Italia, ad esempio. Cioè, uno pensa chissà quali zone degradate, magari, o al grande, non so, uno pensa Scampia subito, quando si pensa a queste cose, non c'è bisogno di andare molto lontano, basta stare a Milano, una città col più alto grado di dispersione scolastica, quindi insomma è un grosso problema effettivamente questo. Sì, e poi i ragazzi stranieri, chiaramente, uh-huh. No? I ragazzi stranieri che sono in carcere, spesso a parità di reato con quelli italiani, si trovano in carcere, ma perché non possono accedere a quelle misure cautelari alternative che invece un italiano, di cui un italiano può godere, quindi... quando un italiano si trova in carcere, la riflessione che dobbiamo fare è anche piuttosto profonda. Uno, perché non siamo riusciti a intercettare un malessere, quindi prevenire. Due, appunto, che cosa si può fare con ragazzi di questo tipo. Dicevo appunto che i ragazzi che ho incontrato in tutti questi anni sembra la stessa storia, no? Cioè una mancanza appunto di scolarizzazione, un abbandono, e quello che i ragazzi desiderano è sostanzialmente una vita agiata, quello che viene poi trasmesso dalla nostra società, dalla televisione, cioè una vita, quello che li ricercano è un po' di benessere, ma non hanno gli strumenti neanche per immaginarselo, non hanno neanche gli strumenti per crescere, perché poi un ragazzo in questa fascia di età, quando si trova all'interno di un carcere minorile, perde anche la sua capacità di apprendere come diventare un adulto. All'interno di un carcere la struttura è totalizzante, ti dicono quando mangiare, quando lavarsi, che cosa fare, quindi un adolescente non ha neanche più quegli strumenti per crescere, per diventare un adulto consapevole, autonomo. Il teatro come funziona all'interno del carcere? Noi lavoriamo con tutti i ragazzi dell'istituto, non c'è una selezione, chiunque può accedere a fare teatro. Noi lavoriamo in una stanzina molto piccola all'interno della sezione dove incontriamo i ragazzi, e alcuni di loro, quelli che possono accedere alle misure cautelari alternative, cosiddetti articoli 21, poi possono arrivare nel teatro anche del Beccaria. All'interno del Beccaria c'è un teatro bellissimo che è Punto Zero. Questo esisteva già, no? Cioè, questo teatro era dismesso, era un salone dismesso, senza riscaldamento, senza nessun tipo di arredo, era dismesso, fai conto, dal 94, quindi era in disuso. Quindi pensare, comunque qualcuno ci aveva già pensato qualcosa. Sì, Salvatore. Qualcuno ci aveva già pensato, perché se c'era questo luogo. Il direttore Salvatore è una grandissima figura che ha lavorato con Don Gino Rigoldi, aveva pensato a un teatro e a una chiesa, perché doveva essere proprio un luogo di importante. Se la chiesa, grazie a Don Gino, è rimasta in piedi, il teatro. Assolutamente sì. Però siete arrivati voi a un certo punto. Sì, ma appunto a proposito anche della chiesa, si trovano tra l'altro in una situazione molto particolare architettonicamente: la chiesa in basso, a pian terreno, e il teatro una struttura gemella al primo piano, no? E tra l'altro appunto si trovano nella zona perimetrale del carcere. Noi siamo riusciti a costruire un ingresso autonomo, abbiamo proprio buttato giù il muro di cinta e abbiamo simbolicamente forte come cosa. È stato molto bello, e abbiamo costruito questo ingresso autonomo, che è un ingresso autonomo non solo per il teatro ma anche per la chiesa. Quindi con Don Gino siamo felicissimi, perché possiamo dare la possibilità alla città di usufruire non soltanto di un teatro ma anche di un luogo di culto. Perché se prima era un luogo un po' disperso, Beccaria, ultimamente non lo è più, perché vengono costruito un quartiere proprio attaccato. Assolutamente lì. Sì. Abbiamo la metropolitana vicino. Cioè, venga, che almeno sì. Adesso abbiamo la metropolitana vicino, insomma, ormai è parte del quartiere proprio, e quindi sì. Benvengano queste porte aperte che facciano un po' di, insomma, sì, questa è la bella notizia. Adesso subito c'è la cattiva notizia: siamo riusciti a buttare giù il muro di cinta, abbiamo un ingresso indipendente, ma dobbiamo purtroppo finire dei lavori in merito proprio a questo ingresso. Dobbiamo andare ad ultimare i lavori, e per questo con marzo andremo a lanciare la nostra campagna di crowdfunding, di raccolta fondi. Cosa volete fare appunto con... Sì, purtroppo all'appello mancano ancora
70.000 euro perché dobbiamo andare a posizionare delle porte blindate, dobbiamo andare a mettere in sicurezza tutta quell'area che è adiacente Sei invece preguntato come mai all'area sette porte penale. magari se la cava con 7.000 euro? No, Nel vostro purtroppo caso non si parla di porte normali, sono porte blindate che sì. proprio dividono poi la parte, diciamo, Esatto. penitenziaria proprio dalla parte del teatro, giusto? Esattamente. E questo darebbe la possibilità appunto di utilizzare il teatro 365 giorni l'anno per 24 ore al giorno, perché questo è il nostro Sì. obiettivo, e far sì che sia un teatro aperto alla città. Chiunque può venire, comprarsi il biglietto e godersi dei meravigliosi spettacoli. Il tutto, quindi il teatro gestito dai ragazzi del carcere. Ma come? In che senso? Cioè, quei ragazzi del carcere che possono accedere a quelle misure cautelari alternative, quindi non necessita la presenza di agenti di polizia penitenziaria, Okay. ad Perché esempio. al momento qualsiasi cosa voi facciate all'interno del teatro c'è bisogno comunque della polizia C'è bisogno della penitenziaria polizia penitenziaria che e apra che le apre chiuda e il porte. Il pubblico, pubblico diciamo, deve essere è selezionato, accreditato, diciamo, ecco. accreditato, bisogna sapere, bisogna avere l'identità di ciascuno, quindi è Proprio una perché procedura molto più non complessa. c'è un filtro, diciamo, tra poi la parte Sì, del questo non teatro e... significa che vogliamo svincolare il teatro No, dall'istituto, anzi, vogliamo potenziare tutte quelle che sono no, no. Quindi le queste porte misure blindate poi le teniamo aperte magari anche a volte, cercavo di... Assolutamente. Le misure cautelari alternative, quindi far sì che, perché poi le misure Perfetto. cautelari alternative sono uno strumento importantissimo per i ragazzi, perché quando c'è un progetto valido, lavorativo, culturale, i ragazzi invece che stare a fare nulla in cella, ok, imparano un mestiere. Certo, sono tante le attività all'interno del carcere, tantissime, preziosissime, ma chiaramente questo potrebbe essere un altro strumento molto valido che non solo avvicina la città al carcere. Stiamo lavorando appunto con l'Università Bicocca, l'Università Statale, quindi c'è anche questa commistione tra gli studenti, i ragazzi detenuti vengono a conoscenza di cose che veramente voi umani non potete immaginare. Cioè, per un ragazzo detenuto non è scontato entrare in contatto con ragazzi che hanno accesso alla cultura, all'università. E quindi qua si entra proprio nel mondo delle possibilità. Si danno delle possibilità a delle fasce sociali che altrimenti rimarrebbero sempre in uno stato di degrado, di bassissima scolarizzazione. E quindi è ovvio che se veramente vogliamo le strade sicure, se vogliamo veramente far sì che ci sia una città sicura, senza delinquenza, bisogna lavorare anche innanzitutto sulla prevenzione e bisogna lavorare anche nel reinserimento sociale, ma reale, dando a questi ragazzi degli strumenti in modo tale che si possano inserire nella società sia come dei lavoratori, ma anche come delle persone che fruiscono della cultura. E quindi abbiano anche una ragione di vita, perché per un ragazzo di 14, 15, 16 anni, senza scolarizzazione, che magari non è mai andato a scuola nella vita, ma non ha mai ne frequentato neanche magari un mese di scuola, il lavoro che si può proporre a questo ragazzo, che cos'è? Cosa può fare? Muratore, scaricare tir, cioè lavori estremamente pesanti, ma Esatto, sì. sappiamo bene un ragazzo adolescente come può prendere questa cosa, no? Cioè si sente etichettato come uno che nella vita potrà fare solo Solo quello. questo. Il teatro, la cultura, la musica, ma tutto veramente possono essere quello strumento che dà anche un motivo di vita, cioè che veramente fa sì che diventi il pane quotidiano. C'era qualcuno che diceva con la cultura non si mangiano, no? È la Ci si abbuffa, cultura sembra quattro che che... ti dà la ragione anche di vivere, no? E di fare qualcosa che magari è molto faticoso, ti dà la ragione di Ecco, vita. mi dicevi prima, fuori onda, che voi lavorate con tutti i detenuti del carcere, quando fate selezione, come dicevi, con i vari livelli, nel senso che alcuni appunto non possono lasciare la loro propria sezione, quindi fate dei laboratori all'interno della sezione, altri sono messi magari, hanno la possibilità di poter uscire, quindi dicono anche portati, penso, a fare anche spettacoli fuori, vero? Certo, siamo stati al Andate piccolo nel piccolo e teatro, tutto. certo. Avete detto, avete anche portato invece il teatro dentro al carcere con delle compagnie, immagino, quando hanno reagito i ragazzi a questa...
Ma per loro è stato straordinario, ci hanno visto l'Arlecchino del piccolo teatro che sono venuti a portarci l'Arlecchino, c'era un ragazzo siriano che non aveva mai, penso, visto in vita sua un teatro, che continuava ad additare l'Arlecchino, bellissimo, meraviglioso, ha voluto conoscere tutti gli attori dell'Arlecchino, cioè per loro sono mondi che si aprono, hanno ascoltato l'opera Cenerentola, quindi opera lirica a dei ragazzi del carcere, uno dice Madonna, chissà che cosa succederà, si addormenteranno, no, innamorati pazzamente della cantante, cioè veramente si aprono dei mondi, è una contaminazione Ti importantissima. dicevo una cosa bellissima anche con ex detenuti, però. Che Ex secondo detenuti, me è una cosa davvero grandiosa da questa, che cioè. siamo riusciti a ristrutturare il teatro, e qui veramente l'ambiente condiziona l'uomo, il magistrato di sorveglianza si è visto arrivare sul suo tavolo delle richieste di ex detenuti che volevano rientrare in istituto penale per fare delle attività all'interno del teatro. E quindi anche lì il carcere, che non è più visto come un luogo da cui Scappare. scappare, evadere, ma è un luogo in cui si torna, e quindi tu, ex detenuti, torni e ti relazioni nuovamente con l'agente di polizia penitenziario, che era quello che ti chiudeva il blindo la sera, e adesso è una persona con cui ti confronti, lo saluti. Anche perché poi la relazione più forte tra detenuti è detenuto e agente di polizia Come penitenziaria, quindi è sappiamo, adesso è un fondamentale, lavoro la relazione che c'è, difficile, molto complicato, esattamente. infatti. E quindi il carcere è visto veramente come un momento di occasione, come trampolino di lancio. Noi abbiamo avuto ragazzi che sono andati a lavorare al teatro alla Scala. Hanno fatto degli stage di un anno di tirocinio nelle falegnamerie della Scala, al Piccolo Teatro. Ci sono ragazzi ex detenuti che sono andati adesso a lavorare nei teatri come scenografi. Quindi, veramente, paradossalmente, per loro il carcere è stato un trampolino di Scuola. lancio, una scuola Una vera e scuola propria. formativa proprio, Sì, infatti. sì. Quali iniziative avete appunto adesso nel vostro prossimo futuro come punto zero? Antigone, delle città, abbiamo vinto, siamo orgogliosissimi, bando Migrarti del Ministero dei Beni Culturali, e saremo in scena con l'Antigone della città intorno a giugno, a brevissimo definiamo la data esatta, quindi finalmente il teatro aprirà le porte a questa iniziativa. La campagna di crowdfunding, raccolta fondi a partire da marzo, quindi con il nostro Che sito tempi avremo vi siete modo. dati per queste famose porte? Speriamo nell'arco di 40 giorni, 60 giorni, riuscire a reperire questi Si può pensare che nella prossima 70.000 euro. stagione il Teatro 2.0 sia definitivamente un teatro aperto al pubblico? Assolutamente sì, io spero che veramente questa possa essere una scommessa 7 ottobre 2018 vincente. avremo un teatro in più a Assolutamente sì. Milano, possiamo proprio dire questo. Assolutamente sì. Adesso c'è parzialmente, cioè siamo a metà Part-time. strada, part-time, esattamente. Sì. I vostri ragazzi, appunto, cioè che tipo di attività riuscite a fargli fare oltre appunto a quella del teatro, proprio dell'attore, proprio diciamo del recitare, anche magari appunto portandoli fuori dal carcere? Beh, allora, innanzitutto ci tengo proprio a dirlo che gli spettacoli che noi proponiamo ai ragazzi sono dei classici, dei Ok. mattoni, che penso che anche gli studenti dei licei classici, quando glielo proponi, dicono: no, ti prego, tipo l'Antigone di Sofocle, il King Lear di Shakespeare, tutto integrale. In questo Però. caso, non sapendo cos'è, li fregate allora, fate No, questa, ne beh, approfittate. leggendo le prime due righe dicono no, assolutamente, anche perché noi lavoriamo con ragazzi che magari non sanno leggere, sono E come, stranieri, infatti, eppure lì, come non lo so, fate? Come fate a fregarli, a merito di fargli fare Giuseppe un. Scutella. No, ma si innamorano pazzamente Ah, poi del ok. lavoro, eh. Questa è la magia totale. Io ricordo sempre, mi piace sempre dirlo, quando cominciamo a lavorare, tipo stavamo lavorando sul King Lear di Shakespeare, c'è una parte meravigliosa di questo che insulta un altro, una sfilza di insulti incredibili, ed era diventato il loro linguaggio comune, quindi loro si insultavano con Shakespeare, no? Quindi c'era la gente che diceva no, la gente di polizia penitenziaria, basta, insomma, ma non sto insultando nessuno, sto recitando Shakespeare. E questi sono dei piccoli cambiamenti, cioè pensare che uno appunto nel suo lessico ha Shakespeare, Sofocle. Questo è il nostro percorso. Cosa fanno i ragazzi oltre a questo? Innanzitutto imparano ad avere un'attitudine al lavoro. Il lavoro
È una cosa complessa, cioè innanzitutto ci deve essere la predisposizione, la capacità di lavorare in un gruppo, la capacità anche di accogliere delle obiezioni, delle indicazioni precise, no? Anche il fatto che magari delle indicazioni arrivino da una donna, da una femmina che ti dica fai così, fai colà, non è scontato, anche perché si vanno a scontrare diverse culture, quindi anche lì, cioè. I ragazzi, quando poi appunto sviluppano questa capacità di lavorare in un gruppo, mettendosi a disposizione del gruppo, io direi che sono capaci di fare qualsiasi cosa, anche prendersi il diploma e andare all'università e certo, magari non diventeranno degli scienziati che andranno sulla Luna, però veramente la sfida è questa. Noi stiamo parlando di ragazzi che comunque hanno dai 14. Va bene, adesso fino ai 25 anni, però è un range di età molto importante a Sì, sì, livello sì, sì. formativo, no? La cosa interessante per chi invece poi appunto fa il vostro laboratorio di teatro, chi magari va pure a fare l'attore poi, è che ha a che fare con altri ragazzi che invece non sono detenuti, sono magari studenti dei vostri corsi o attori come voi, come nel tuo Certo, caso, attori quindi dalla sì. parte attuale. Com'è questa interazione appunto con il mondo esterno e con i propri coetanei che però hanno una vita completamente diversa da quella che loro hanno avuto fino a quel momento? Guarda, per i ragazzi detenuti è magia, cioè ci sono dei ragazzi che non vorrei essere fraintesa, però ci sono dei ragazzi che non incontrano ragazze della loro età magari per 2 anni. Questa è una cosa veramente su cui bisogna riflettere, cioè anche, come dire, la capacità e l'intelligenza emotiva, Ah, ma semplicemente sentimentale. proprio di relazione umana, credo, infatti non Relazione, solo. cioè è un tema molto importante, quindi per i ragazzi del Beccaria riuscire a entrare in contatto con i loro coetanei è un mondo, è magia pura. Adesso c'è un ragazzo della compagnia, Federico, che è andato a Londra a studiare cinema, che ha fatto parte della compagnia, ha fatto il nostro Bottom, Il sogno di una notte di mezz'estate che abbiamo presentato al Piccolo. Per tutti i ragazzi del Beccaria è un mito, perché cioè, stiamo parlando, è amico mio, capito? Cioè, io ho un amico che va a Londra a studiare scuola di cinema, ha dovuto fare una selezione, è stato preso in non so quanti, cioè, per loro diventa proprio un motivo di orgoglio, ma come anche motivo di orgoglio, insomma, No, no. per Infatti, la domanda è al entrambi, contrario, invece. certo. Nel senso, per chi invece viene appunto da voi, magari fa un corso di teatro, così, poi gli proponete appunto, andiamo a fare, no? Sì. Quali sono magari un po' di paure ci sono all'inizio, un po' di. E cosa si porta a casa invece alla fine? Beh, paura no, perché poi è chiaro ed evidente, cioè, sai, quando veramente dici vado in un carcere ci si immagina delle Infatti. cose pesantissime, a parte il fatto che quando si entra in teatro non sembra di essere in un carcere, assolutamente, ma cioè, molto spesso si ragiona su quanto si è stati fortunati, cioè la fortuna che si ha a nascere in una famiglia che ti dà la possibilità di studiare, perché ripeto, il 99,9% dei ragazzi del Beccaria, non voglio togliere loro le colpe e dire L'hanno poverini, fatte, ma le hanno fatte, stanno le hanno pagando fatte per tutte e il devono veramente anche pagare, no? Il danno loro fatto, fatto. ma veramente arrivano da alcune condizioni sociali molto simili, cioè sono ragazzi veramente nati in condizioni molto più sfortunate rispetto agli altri, Verrebbe da capisci? dire, chissà se io in quella situazione non finirei anche io lì. Assolutamente Verrebbe da sì. domandarselo a volte, Guarda, forse, io no? ricordo sempre quello che mi raccontava un agente di polizia penitenziario bravissimo, che lavora al Beccaria da 20 anni, veramente una figura fondamentale, Giuseppe Falzarano, no? Salutiamo. Grande, veramente, che lui diceva: io quando ero giovane, nato a Napoli, io quando ero giovane, giocavo in un campetto da calcio e bisognava decidere da quale parte dovessi giocare, se di qua o di là. Ho deciso di giocare di qua, ma quando diceva di qua o di là, significava che c'erano due squadre, ok? E una era la squadra della gente Diciamo che finiva in dell'oratorio, diciamo, da una parte carcere. Sì, all'altra una era quella dei dell'oratorio e l'altra della camorristi. gente che finiva in carcere. Per cui, cioè, siamo stati un po' tutti adolescenti, cioè si sa quanto a volte il Bastava limite è scegliere l'amico veramente sbagliato con cui voglio giocare minimo. in Sì, squadra. assolutamente, no? Quanto malessere c'è nelle scuole superiori, anche di persone per bene, cioè gente che ha la
la possibilità magari di andare nelle scuole private, paga un sacco di soldi e poi deve andarsi a prendere il figlio a scuola perché è collassato, perché si è preso la pastiglia di ecstasy durante le ore di lezione. Cioè, questo è un dato devastante, ma non è così remoto. Siamo andati a fare uno spettacolo con i ragazzi di Beccaria in una scuola, non dico quale scuola, vabbè. E dovevamo fare questo lavoro sulla prevenzione al disagio, alla delinquenza e bla bla bla, e c'erano i ragazzi fuori dal cortile di questa scuola che si facevano canne a non finire, ma talmente tante se ne facevano che, malgrado avessimo le porte chiuse, entrava l'odore, ok, di canne, di tutto quello che si stavano facendo nei corridoi, e le professoresse facevano finta di non vederli, quindi entravano dando le spalle alle finestre. Ora, ok, cioè stiamo parlando comunque che stanno consumando un reato all'interno di una scuola, stanno... Okay. Cioè, poi siamo noi quelli del carcere. No, ma cioè, da riflettere, quindi se comunque ragazzi di buona famiglia che vanno a scuola manifestano questo disagio e commettono anche dei reati importanti e noi adulti non siamo in grado, ok, di fronteggiare la situazione e dare loro una soluzione, immaginiamo chi viene da dei contesti in cui a scuola non si va, il papà non ha lavoro, magari sei nato in carcere, magari arrivi dalla guerra, perché adesso poi ci sono ancora tutte queste ondate migratorie, per cui arrivi da paesi e tu ti attacchi sotto un camion e speri di arrivare sano e salvo, ok? Che cosa può succedere in una dimensione di questo tipo? Poi ci sono anche delle situazioni veramente devastanti, e lì vabbè, questo è il bene, il male. Qui io mi rifaccio sempre a Don Gino, perché lui può dare delle risposte. Beh, lui che ci ha il contatto diretto con chi sta lassù, quindi esatto. Sarà lui a darci le risposte più importanti. Elisa, io davvero ti ringrazio tantissimo, siamo in chiusura, ricordaci sì. Le coordinate per trovarvi, per venire a vedere i vostri spettacoli e per venire, appunto, da marzo, perché aiutarvi assolutamente ad sì. Aprire finalmente questo carcere a tutta la cittadinanza. Allora, una coordinata sola, il nostro sito .0teatro.org, trovate tutto. Perfetto, grazie. Ricordiamo che è importante sostenerli, veramente stiamo parlando di poche, ci sono 4-5 porte da sistemare, poca roba che però cambierà completamente poi l'attività, il volto di tutta quella zona. Avremo un teatro in più a Milano tutti noi, non solo loro, e quindi è un bene comune, verrebbe da dire, un bene di tutta la città, quindi perché non aiutarli? .0teatro.org. Eccolo qua, grazie Mari che ci fai vedere il sito internet. Lisa, grazie mille davvero, speriamo grazie di vedervi voi. Presto a teatro, appunto è sempre bello quando qualcuno di voi, perché posso dire ci vediamo a teatro, mi piace meraviglioso. Tantissimo si chiudere così, davvero grazie Lisa e complimenti per il lavoro che fate, grazie a voi tutti per i giorni con tutti qua. I ragazzi grazie. Della Beccaria, grazie mille davvero, grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento oggi pomeriggio ore 18 con informazioni di Milano News, edizione della sera. Good Morning Milano ritornerà martedì, perché lunedì è dedicata ai candidati, quindi dalle ore 18 in diretta, sempre qui su Milano News, speciale il candidato Regione Lombardia, con tutti i candidati che verranno a presentare la propria idea di Lombardia. Poi mi raccomando, il 4 marzo fate quello che dovete. Grazie mille, arrivederci e a presto.